In fuga dalla guerra fanno accoglie a un centinaio di profughi ucraini. Gliel'hanno tolto la sua vita, il suo futuro, dei suoi figli. Gliel'hanno tolto. Flash mob organizzato da Fratelli d'Italia a Pesaro dopo l'ennesima rapina avvenuta nel sottopasso dei Cappuccini. Mi sono spaventata molto. Non mi era mai capitato una cosa del genere. L'elettrodotto sottomarino che collegherà le Marche con l'Abruzzo verrà realizzato a Carrara di Fano. I residenti si dicono già molto preoccupati. Il coordinatore dell'UDC del Vecchio chiede chiarezza sulle opere compensative. Ecco come cambia Piazzale Marcolini nel centro storico di Fano. Le immagini del progetto che vuole rianimare un luogo che oggi versa in totale degrado. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio alla Notizia, il telegiornale sul canale 19. Apertura, in apertura questa sera abbiamo l'incontro che si è svolto nel centro civico di Gimarra, un quartiere di Fano, dove l'amministrazione comunale ha incontrato, accolto un centinaio di ucraini che sono ospitati nel nostro territorio. Prima di sentire però le parole del sindaco di Fano Massimo Seri, ascoltiamo la testimonianza di una famiglia in fuga dalla guerra, ma che è ancora divisa, nel senso che papà e figlio sono rimasti a Kiev perché impossibilitati ad uscire e obbligati a combattere. Morti, feriti, distruzione e un paesaggio diventato ormai spettrale. La tragedia della guerra tra Russia e Ucraina è stampata negli occhi di chi ha dovuto abbandonare tutto. Chi è riuscito a scappare ha ancora il pensiero rivolto alla sua terra e a chi è rimasto là. Familiari, amici, case, quotidianità, una vita stravolta, ancora difficile da accettare. Ma grazie all'aiuto di istituzioni, enti, associazioni e privati cittadini pronti ad ospitarli, possono riuscire a rimboccarsi le maniche e a ripartire anche in Italia. Oggi al centro civico di Gimarra il sindaco di Fano Massimo Seri e l'amministrazione comunale hanno voluto dare il benvenuto a tutti coloro che sono stati accolti nel nostro territorio. Un centinaio le persone presenti all'iniziativa, che ha visto la partecipazione di volontari e gestori delle strutture in cui stanno alloggiando. A raccontarci la sua storia è stata Lilia, 37 anni, in fuga dalla guerra insieme a suo figlio di 4 anni e parte della famiglia. Sono ospitati in una struttura di San Giorgio di Pesaro, mentre suo marito e l'altro figlio, ventenne, sono dovuti rimanere in Ucraina a combattere. Da dove sono scappati? Звідки ви приїхали? Ми приїхали з міста Чернігів, з України. Loro sono arrivati dalla città Chernihiv, che si trova in Ucraina. E sono esattamente dove è stato bombardato anche il ponte famoso che abbiamo visto tante volte nelle immagini. Sì, è quella città. Loro sono scappati via a metà di marzo. Già la città era circondata dai soldati russi, quindi in città ci mancava l'acqua, luce, gas. Loro erano bloccati lì, si trovavano sotto i bombardamenti. A un certo punto, per fortuna, sono riusciti a scappare grazie ai soldati ucraini che portavano in salvo i concittadini caricandoli sugli autobus. Hanno notizie di suo marito, di suo figlio che sono rimasti là a combattere? I suoi, grazie a Dio, stanno bene, ma nonostante che gli hanno detto di ritirare gli armi, di ritirarsi indietro, non sono ritirati. Ancora lì e bombardano. Dove si sono rifugiati, dove si sono nascosti nelle prime settimane? In pratica lei abita un po', diciamo, fuori di città, quindi c'ha una casa per conto suo, quindi lei si nascondeva nella grotta che abbiamo tutti noi in Ucraina a casa. Invece la sua mamma, che abita in un palazzone di 9, diciamo, di 6 piani, lei purtina scendeva giù, si nascondeva. La casa sua non c'è più, è tutta mezza distrutta. La sua mi sa che ancora sta su. Loro si nascondevano prima il tempo in un parking sottoterra, è un parcheggio. Loro vivevano, diciamo, una settimana, due settimane, vivevano lì. Che cosa sperano e come vedono il loro futuro? У мене зовсім інші були плани на весну. Я хотіла саджати сад в приватному будинку. Non lo sanno che cosa da aspettare da futuro. Se, diciamo, un futuro sarà domani meglio, ben venga.
comunque sono un po'... devono studiare un'altra lingua, perché tanto la mamma non c'è il posto per ritornare, diciamo, non si sa se è la casa sua, starà ancora su, se ci avrà il posto. Comunque devono riniziare la vita da capo, nonostante... In Italia? Probabilmente. Nonostante quello che avevano i suoi sogni, diciamo, di quello, seguire la sua vita, tipo come dice lei, piantare il giardino, fare tutte le cose, andare con il bambino all'asilo, che non c'è più, cioè vivere la sua vita, che gliel'hanno tolto la sua vita, il suo futuro dei suoi figli, gliel'hanno tolto. Sindaco, un'iniziativa per dare un senso di comunità. Sì, io parto dal presupposto che una comunità è tale se tutti si sentono parte integrante. E allora con questo gesto vogliamo far capire che Fano è una città sensibile, attenta, lo ha sempre dimostrato nella sua storia, che ogni persona che è qua è cittadina allo stesso modo. E allora con questo momento, che è un momento semplice, vuole essere così un abbraccio, farci sentire siamo tutti fanesi, siamo tutti della stessa comunità. Io sono il sindaco di tutti, anche di coloro che sono qui per ragioni di sofferenza, ragioni della causa quella della guerra, per cui voleva essere un segnale in questo senso, un segnale d'umanità, è un modo per dire anche da che parte stiamo. Noi stiamo dalla parte di chi è aggredito, senza se, senza ma. Poi ci possono essere tutte le ragioni del mondo, ma quando si usano carri armati e caccia non ci sono giustificazioni. Tra l'altro ieri ha avuto la testimonianza diretta di diversi sindaci ucraini. Sì, ieri è stato un momento molto importante, direi toccante, perché con il Consiglio d'Europa abbiamo avuto questo incontro di sindaci dell'Ucraina e sindaci europei. Io ero come sindaco italiano, c'è stato questo scambio di storie, di racconti diretti dei sindaci, che sappiamo i sindaci sono quelli in prima linea. Raccontava un sindaco, adesso non ricordo bene il nome perché non è facile da pronunciare, che i soldati mentre invadevano la loro città lo cercavano perché volevano rapirlo e portarlo via, e i suoi concittadini l'hanno nascosto per poi riuscire a ritornare ad essere operativo, e i racconti di distruzione, di sofferenza non possono lasciarci indifferenti, insensibili. Devo dire anche una nota, mentre parlava il vice sindaco di Kiev, che era in macchina e si è sentita un'esplosione, quindi per dire che eravamo veramente in campo aperto, però ecco, sono momenti che ci aiutano a far capire cosa è importante e ci fanno sentire anche più uniti e più vicini. Avete visto dalle immagini quanti bambini al momento sono ancora un po' spaesati, e piano piano capiranno anche loro bene che cosa sta accadendo, cosa li attende nel futuro, e soprattutto per loro adesso si sta pensando alla scuola, all'istruzione. E allora l'ufficio scolastico della Regione Marche ha costituito un gruppo di ascolto e di orientamento con il compito di aiutare appunto i bambini e i ragazzi ucraini a inserirsi nel sistema scolastico delle Marche. Questo gruppo di lavoro, articolato per provincia, provvederà a supportare le famiglie o i tutori per individuare l'istituto che più corrisponde ai bisogni dell'alunno, tenuto conto del comune di domicilio, del percorso scolastico effettuato e dell'eventuale presenza di altri ucraini provenienti dallo stesso territorio. Ora, il servizio sarà attivo da lunedì prossimo, da lunedì 4 aprile. Sul sito dell'URS Marche dovranno essere inseriti i propri dati per poter chiedere informazioni oppure prenotare un appuntamento con gli uffici provinciali. Invece alla Mediateca Montanari di Fano sono stati organizzati due appuntamenti dedicati alle letture in lingua italiana e in lingua ucraina. Gli incontri si svolgeranno nelle domeniche del 10 aprile e 8 maggio a partire dalle 18. L'iniziativa, ha spiegato l'assessore Samuele Mascarini, è rivolta alle bambine e ai bambini che hanno abbandonato case e scuole a causa della guerra. Siamo orgogliosi di dimostrare che cosa voglia dire garantire a tutti la piena cittadinanza nella nostra comunità, ha detto Mascarin. E adesso invece ci spostiamo a Pesaro, dove il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob di protesta contro l'ennesima rapina consumata ai danni di una coppia nel sottopasso dei Cappuccini.
Ora faccio un'altra strada e se devo andare in stazione prendo l'auto o chiamo un taxi. Al flash mob di Fratelli d'Italia c'era anche la vittima dell'ultima rapina consumata nel sottopasso che dalla zona del monumento alla Resistenza nel comune di Pesaro conduce ai Cappuccini. La donna che ieri ha riportato la sua testimonianza era stata accerchiata da un gruppo di ragazzi che domenica scorsa, in pieno pomeriggio, le avevano strappato il ciondolo d'oro che portava al collo. Mi sono spaventata molto. Non mi era mai capitato una cosa del genere, ma poi sono stati rapidissimi, a parte il valore dell'oggetto, vabbè, pazienza, ma è stata la violenza, ecco, che mi ha dato fastidio. Un grave episodio che per Fratelli d'Italia e per il consigliere regionale Nicola Baiocchi riporta sotto i riflettori una situazione diventata insostenibile. Infatti risale a meno di 6 mesi fa l'ultimo sit-in inscenato all'ingresso del parco Miralfiore, sempre per denunciare i problemi di sicurezza tra droga e criminalità. No, ci ritroviamo un'altra volta qui, ci ritroviamo con le stesse persone. Speravamo che prima o poi questa situazione venisse risolta, chiaramente capiamo la difficoltà di affrontare questi problemi, quindi sempre massimo sostegno comunque sia alle forze dell'ordine, all'impegno che ci mettono. Sappiamo la carenza cronica di personale, però si deve necessariamente trovare una soluzione condivisa tra forze dell'ordine, amministrazione locale, affinché questo posto torni ad essere un posto vivibile. Non è possibile che le persone abbiano paura di passare in questo sottopasso, di recarsi alla stazione o di mandare i propri figli a prendere il treno o l'autobus come pendolari. Quindi è ora veramente di finirla e di trovare un sistema che possa riportare questo pezzo della città bellissimo, che è un ingresso della città, che possa essere veramente riportato alla gestione e al controllo da parte delle forze dell'ordine a favore di tutti i cittadini. Al fianco di Baiocchi, tra i vari cittadini ed esponenti di partito, anche il consigliere comunale Daniele Malandrino. Che non vorremmo manifestare, perché ci piacerebbe che venissero risolti i problemi di questa zona, che ormai è nota a tutti come triangolo delinquenziale, perché sappiamo Parco della Resistenza, stazione, Parco Miralfiore, e avvengono continuamente atti delinquenziali, malgrado l'impegno delle forze dell'ordine, ci terrei a sottolinearlo, perché spesso fanno delle retate, cercano di tenere la zona sotto controllo, però a mio avviso ci vorrebbe una volontà politica diversa. Tutte le promesse fatte da sindaco e da assessore competente di mettere in sicurezza la zona, sia anche con delle opere che la rendano più fruibile e quindi più frequentata, mi sembra che siano state inattese fino adesso. Perciò noi protestiamo anche contro questo fatto qui. I militari del NAS di Ancona insieme ai carabinieri del comando locale hanno controllato 15 cliniche veterinarie dotate di pronto soccorso. Il direttore sanitario di una di queste è stato segnalato all'autorità amministrativa per non aver rispettato le norme sulla corretta tenuta dei registri di entrata ed uscita dei farmaci veterinari ad azione stupefacente. Ora dovrà pagare una sanzione di 500 euro. Inoltre, grazie alle verifiche eseguite a Numana e ad Ancona, i carabinieri hanno segnalato i titolari di un ristorante e di un supermercato. Il primo per aver detenuto 29 kg di prodotti ittici del valore di 1.000 euro circa, privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Il secondo per aver mantenuto i locali e le attrezzature in carenti condizioni strutturali ed igienico-sanitarie. I prodotti ittici sono stati sequestrati e complessivamente sono state elevate sanzioni pari a 2.500 euro. E adesso invece torniamo a parlare dell'Adriatic Link. Che cos'è l'Adriatic Link? È quell'elettrodotto sottomarino in corrente continua che unirà le Marche all'Abruzzo. Ieri Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha annunciato che questa stazione di conversione verrà realizzata a Carrara di Fano, vicino alla stazione esistente. Ora, una decisione che inevitabilmente preoccupa i residenti di quella zona. Come si vede dallo sfondo, c'è già una società Terna qui vicino da noi. Quindi non sono affatto d'accordo per il fatto che come obiettivo, come ambiente, poteva scegliere qualcos'altro, visto che già abbiamo quasi un ettaro di centrale qui nella zona. Quindi non sono d'accordo
per il luogo dove è stato fatto questo progetto, perché magari il progetto può anche essere virtuoso, ma in questo caso qui già abbiamo un grosso progetto che è stato fatto già anni fa, per cui non sono d'accordo. Utilizzeranno strumenti che dicono che impatto ambientale non saranno dannosi, ecco perché il nostro sindaco Seri probabilmente l'ha approvato, però noi non siamo assolutamente convinti di questo, è la nostra preoccupazione maggiore, quindi vorremmo che ci sia più chiarezza nel progetto che hanno fatto, i parametri ben precisi per rispettare il campo elettromagnetico al quale ci espongono. E noi siamo preoccupati per la nostra salute, al di là dell'impatto visivo che a quanto pare mette in difficoltà addirittura Ponte Murello, che non è Carrara, è al confine, quindi se mette in difficoltà loro per un discorso visivo, pensate noi per l'impatto ambientale visivo e soprattutto della salute del campo elettromagnetico al quale ci espongono, e questa è la preoccupazione maggiore. Già oggi nella zona stiamo riscontrando numerosi disagi, infatti sono da mesi che noi cittadini del territorio ci stiamo lamentando per l'inquinamento acustico e luminoso legato a questo impianto. Le opere compensative verranno realizzate a Fano, mentre invece i danni li stiamo ricevendo noi, e quindi chiediamo che almeno i danni che noi subiamo vengano compensati qui nel territorio di Carrara e non vengano sfruttati questi soldi altrove. Dal comune di Fano purtroppo non abbiamo avuto nessun feedback, nessun riscontro, non sappiamo se ci sarà un incontro anche con la cittadinanza, cosa che noi saremmo molto contenti di avere, per potersi confrontare, per sapere quali saranno i lavori di ampliamento, visto che è già stato scelto il luogo Carrara, e anche per sapere come, da che parte verrà poi ampliata. Stiamo parlando di un ampliamento esagerato, proprio qui a Carrara, dove già noi sono anni che sopportiamo i disagi della centrale. Visto che Cartoceto si è mosso, il sindaco di Cartoceto si è esposto, ha chiesto anche a livello ambientale delle strutture, delle opere compensative per Fano, per Carrara, chi deve pensare a questo? Ovviamente sarebbe opportuno l'intervento del sindaco e dei suoi collaboratori, con cui spesso abbiamo cercato un riscontro, ma purtroppo spesso è stato molto difficile o impossibile, gli incontri non ci sono mai stati, alle telefonate non si risponde e alle mail uguale, allo stesso modo, quindi siamo molto preoccupati, avremo bisogno di un confronto il prima possibile. Io aspetto un bambino, sono quasi di 7 mesi, vorrei tutelare questo bambino i danni che verranno creati se veramente gli ampliamenti verranno fatti, se comunque anche a livello di salute ci sono dei pericoli, che comunque venga fatto qualcosa, perché dobbiamo tutelare soprattutto anche le nuove generazioni che future che nasceranno, non solo mio figlio ma tutti i bambini che nasceranno. Allora, queste sono le reazioni comprensibili chiaramente di chi vive in quel territorio, laddove Terna appunto ha deciso di ampliare e non poco questa centrale. Ma per entrare un po' più nello specifico, ci colleghiamo adesso con Davide Del Vecchio, che ha una lunga carriera politica, è adesso responsabile dell'UDC. Ecco, Davide Del Vecchio è di quelle zone, ha vissuto e ha combattuto battaglie lì per quel territorio. Allora, intanto buonasera Del Vecchio, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, le chiedo subito, buonasera. Ha sentito le preoccupazioni dei suoi vicini di casa, potremmo dire. Ecco, intanto se le condivide. Sì, sì, sono osservazioni giuste che fanno i miei vicini di casa, perché poi sono tutti di questo quartiere. Noi abbiamo in qualche maniera subito quella decisione negli anni Ottanta della centrale elettrica. Non abbiamo mai avuto compensazioni da quell'opera, nonostante ci sia stato un deprezzamento generale delle immobili del nostro territorio. Adesso ci ritroviamo con una nuova centrale, della quale si sapeva poco o nulla, perché sembrava si dovesse fare a Cartoceto, e per la quale il sindaco non ha mai convocato una riunione, non ha mai sentito i cittadini, non ha mai ascoltato quelli che sono anche l'attuale situazione di quella centrale elettrica. Perché, come diceva un residente, un anno fa sono stati fatti dei lavori in quella centrale elettrica, quella attuale, e da allora gli elettrodotti che passano nel nostro territorio emettono un suono che poi si è anche ascoltato nel servizio,
molto fastidioso e persistente, non smette mai, mentre prima succedeva solo in caso di nebbie o comunque eventi atmosferici strani. Ecco, per tutto questo noi giustamente chiediamo, come hanno detto già diversi cittadini, un incontro con l'amministrazione pubblica qua a Carrara di Fano, quindi sul nostro territorio, e intanto ci spieghi cos'è, cosa non è, che ricadute ha anche sull'ambiente, sulla salute dei cittadini, e poi ci spieghi anche come vuole compensare l'installazione di una centrale come quella, perché ho sentito, ho letto questa mattina sui giornali che vorrebbe interrare la parte degli elettrodotti a San Cristoforo Vallato, che va benissimo, per carità, però prima bisogna che fa gli interventi sulla zona di Carrara, quindi interra prima gli elettrodotti che sono presenti sul nostro territorio e che, come ho detto prima, creano già fastidi di un certo rilievo. Vorrei anche ricordare che su questa vicenda ci ha combattuto per anni Don Pier Giorgio Giorgini, il nostro caro parroco che è venuto a mancare poco tempo fa, e anche lì grandi battaglie contro allora Enel, non era neanche Terna. E ciò nonostante, insomma, non si è riusciti a bloccare quelle nuove anche installazioni che hanno fatto. Per cui oggi chiediamo più di prima che le compensazioni vengano investite su questo territorio, perché a questo punto veramente abbiamo necessità che si faccia qualcosa di concreto. Ecco, quindi mi pare di capire, Del Vecchio, che innanzitutto non siete qui per bloccare un'opera che comunque, volente o nolente, insomma, è necessaria, perché è necessaria produrre energia, avere energia, ulteriore energia. Ricordiamo che lì a Bellocchi ci sono anche tante aziende che hanno bisogno di energia, ma le stesse case, io prima fuori onda parlavo con lei visto che lei è anche un costruttore di case, quindi di quanto ormai le abitazioni non ci fanno più nulla con 3 kilowatt e mezzo. Sono tutte dipendenti dall'energia elettrica. Almeno 6 kilowatt, quindi tutte le nuove abitazioni dipendono dall'energia elettrica. Poi c'è questa mania adesso, questa smania di slegarsi dal gas e quindi di puntare davvero sull'energia, ed è per questo che per esempio gli impianti fotovoltaici si stanno andando, insomma, alla grande. È così, mi conferma questo? Sì, c'è una necessità di almeno 6 kW ormai nelle abitazioni, i pannelli fotovoltaici, che va benissimo, vengono sempre di più installati nelle case, e questo fa sì che però ci sia necessità di avere delle nuove richieste di energia elettrica che vengono supportate da questi nuovi impianti. Però il problema è che qua non è stato spiegato niente a nessuno, né i pro né i contro né cosa succederà domani, perché qui dicono che entro il 2025 si realizzerà questo impianto. Ecco, tra l'altro, allora, a proposito di impianto, lo dicevo prima. Sì, a proposito di questo impianto, possiamo dire ai telespettatori che magari non conoscono la zona che quella centrale, quella che vi stiamo mostrando nelle immagini, è di una importanza enorme. Se si spegne quella, si spegne il centro Italia, tanto per farci... Mezzo Italia si spegne, al centro d'Italia sicuramente. Ecco. Come dicevo, però, noi abbiamo fatto una battaglia già in passato, anche legale, contro chi voleva allora realizzare quel tipo di centrale, ma bisogna anche essere onesti, sono cose che hanno già deciso e che faranno, quindi oggi la battaglia vera, perché la decisione di fatto abbiamo capito che l'hanno presa e l'abbiamo preso dai giornali più che dal sindaco, la battaglia vera è capire la compensazione che ci sarà sul nostro territorio e come Terna si rapporterà per migliorare la qualità della vita dei residenti. E qua, chiaramente, quando parliamo di opere compensative parliamo di soldi che arriveranno anche in questo caso al Comune di Fano, che appunto forse non sapeva, sapeva che avrebbe scelto Fano come città per quello noi chiediamo quest'opera. Al sindaco che deve venire a Carrara a spiegare come stanno le cose, deve venire a spiegare come investirà i soldi che è evidente che Terna metterà a disposizione per compensare il disagio che creerà. Per cui è una richiesta anche normale da parte dei cittadini di voler sapere cosa accadrà da qui ai prossimi 3-4 anni. E poi sapere soprattutto, perché capisco anche, sentivamo quella mamma, futura mamma, insomma anche dal punto di vista della salute, se tutto... Certo. Sotto controllo, se dal punto di vista elettromagnetico questo ampliamento, ecco, non avrà ripercussioni negative sulla salute dei cittadini. Questo è importante ed è fondamentale ricordarlo. Certo. Bene, grazie a Davide Del Vecchio, andiamo avanti col giornale. Rimaniamo a Fano per parlare invece
di Piazzale Marcolini. Siamo nel cuore della città di Fano. Piazzale Marcolini in questo momento è in uno stato di degrado incredibile. Ebbene, Filippo Pucci adesso ci racconterà come verrà ammodernata questa importante piazzetta che, ripeto, si trova davvero nel cuore della città di Fano. Un nuovo progetto per Piazza Marcolini nel centro storico di Fano. Dopo il rendering iniziale sulla sua riqualificazione, oggi il comune ha presentato un nuovo disegno che prevede un ammodernamento totale dell'area e arredi per rendere questo luogo partecipato e vivo più che mai. Tra le novità, l'abbattimento di una sola pianta, mentre le restanti faranno da cornice ad una piazza unica nel suo genere. Dei 9 lecci qui presenti, 8 sono in buona salute, per cui le condizioni dell'apparato radicale è sicuramente vitale e ci permetterà di salvaguardarlo e metterlo in sicurezza, mentre uno, quello lato monte, ha dei problemi all'interno del colletto perché ha una strozzatura, per cui dovremo rimuoverlo. Pertanto all'interno della piazza resteranno sicuramente le 5 alberature di vecchia data, 5 lecci antichi, e mentre i 3 nuovi verranno zollati e portati in altre zone della città. Inoltre nel sottosuolo è stata scoperta una vecchia cisterna risalente a molti anni fa. È lunga 11 metri, larga 4 ed alta 3. Che è proprio, diciamo, in linea con quello che è il Palazzo Marcolini. Quindi è una cisterna che veniva utilizzata per riserva d'acqua, non è collegata a sistema fognario, è autonoma, è indipendente, però sicuramente diventa un elemento che ci ha ricondizionato in una lavorazione di un prossimo progetto che siamo già pronti oggi a presentare. Questa nuova proposta, redatta dall'architetto Elena De Vita, vedrà 3 aree verdi diverse tra loro, con installazioni, luci e una nuova pavimentazione. Ci saranno delle sedute, quindi a perimetro di queste aiuole, una nuova pavimentazione di blocchi di arenaria, che è un materiale tipico delle nostre terre, che è lo stesso materiale che abbiamo utilizzato, la stessa pavimentazione che abbiamo utilizzato nel Pincio, per cui si sposa bene con i contesti storici. E poi avremo un'illuminazione scenica, quindi scenografica, sia sulla facciata del Palazzo Marcolini a caduta a pioggia verso il basso, ma anche su tutte quelle che sono le sedute, proprio per dare profondità e lucentezza alla piazza. Con questo intervento sicuramente restituiremo alla città un nuovo luogo, che sarà un nuovo salotto della città, un nuovo salotto dove sarà piena accessibilità a tutti, visibilità e vivibilità. Dove ci immaginiamo che un domani anche tutto quello che è il tessuto culturale possa esprimersi attraverso tante iniziative, perché sappiamo bene che i luoghi, per essere vissuti al meglio e che restituiscono la bellezza anche culturale, hanno bisogno di tante persone che lo vivono e lo preservano. Il Comune di Pesaro aderisce alla giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra ogni anno il 2 di aprile per incoraggiare ad una maggiore sensibilizzazione rispetto alla patologia. La città si tingerà di blu, in particolare le fontane di Piazza Matteotti, Piazza Europa e via San Francesco. A causa del maltempo previsto per il fine settimana, sono state rinviate a domenica 10 aprile sia la tradizionale spaghettata di Mondolfo che la camminata per la vita. Sabato 9 invece è in programma la cicloturistica Valle dei Tufi, che partirà alle ore 9 dalla piazza del Comune, sempre a Mondolfo. Vi ricordo invece che il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, sarà ospite della puntata di Primo Cittadino, in onda lunedì in diretta dopo il telegiornale. Questa sera il nostro grazie di cuore va a Claudio e a Luigia Bellagamba per il loro sostegno. E grazie a tutti voi per aver scelto l'informazione locale di Fano TV. Occhio alla notizia. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Arrivederci.